Sidis, il piacere di fare la spesa. Tornara Pelletterie vi presenta le nuove collezioni di borse e accessori. Lina è dalla forte identità e con un mix di tendenza. Tornara Pelletterie, via dei 1113 Messina. A pranzo, a cena e per l'aperitivo, salumeria e gastronomia pregiate e l'enoteca più fornita e conveniente in centro città. Una storia fatta di pane e passione, dal 1939. Oggi facciamo una ricetta velocissima perché per le feste non può mancare il baccalà e non possono mancare delle ricette che ci aiutano e ci semplificano la vita, come questa, a base di baccalà crudo, una sorta di insalatina alternativa a quella di stocco. Cominciamo subito col baccalà a mettere del succo di limone e del succo di clementina. Bel baccalà agli agrumi. Okay. Non metto sale perché questo baccalà è già, diciamo, al punto giusto. Voi naturalmente prima l'assaggiate e poi decidete. L'altra clementina invece la sbucciamo a viva, come normalmente si fa con le arance, cioè dobbiamo eliminare completamente la pellicina. Quindi delicatamente andiamo tutto intorno. Eliminata la pellicina, la possiamo tagliare o a fette o a tocchetti. Ok. Mettiamo nella nostra terrina il baccalà. I tocchetti di clementina. Della rucoletta che tagliamo grossolanamente, del sedano che tagliamo a tocchetti, che sarà l'elemento croccante insieme alla melagrana, un frutto che non può mancare nella tavola delle feste e che fa bene, è antiossidante. Quindi quando potete inserite nella vostra alimentazione. Ecco qua. Sedano. E melagrana. Naturalmente l'ho già aperta e ho ricavato gli spicchi. Un pizzico di pepe. Olio extravergine. Regolate di sale, come vi ho detto, se necessita, e servite in monoporzioni tipo finger per le vostre feste natalizie o per il cenone di Capodanno, per esempio. Un'idea fresca e veloce. E il piatto è pronto, semplicemente. Ciao, alla prossima puntata!